La scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia. Tanto per incominciare, ricordiamo che noi abbiamo fatto in classe due romanzi, li abbiamo presentati in classe, e poi che sono A ciascuno il suo e Il giorno della civetta, e poi abbiamo fatto già una diretta quando ormai non eravamo più insegnanti ma dirigenti scolastici su un altro libro di argomento simile, quindi questi gialli sulla mafia e insomma sulla condizione diciamo di malavitosa insomma in Sicilia. È una storia semplice. Quindi questo è un libro, quello di cui parleremo stasera, che si stacca un po' dai tre precedenti in cui ci siamo focalizzati sul problema della mafia. I tre precedenti libri di Leonardo Sciascia di cui abbiamo parlato. Bene, detto questo, quindi andiamo subito, perché abbiamo già fatto anche in quei video una introduzione sulla esperienza personale di Leonardo Sciascia, nato nel 21 a Re Calmuto, che a 20 anni superò l'esame per diventare maestro elementare e poi però di fatto a insegnare appunto nella scuola primaria nel 49, ma poi cominciò a scrivere e quindi uscì il primo libro nel 56, Le parrocchie di Regalpetra, mentre Il giorno della civetta del 61 di sicuro lo portò alla celebrità. Dopodiché alternò appunto la scrittura di libri, il giornalismo, libri non solo romanzi, ma appunto come vedremo stasera anche dei saggi. Poi fu eletto alle elezioni comunali di Palermo nel giugno del 75, nella sinistra indipendente, quindi nelle liste del Partito Comunista, ma come indipendente. Poi si dimise da consigliere nel 77, parecchio contrastata fu la sua vicenda pubblica, ecco, e politica, anche perché cambiò partito, passò al Partito Radicale, era comunque sempre molto critico e polemico su tutto e su tutti, l'abbiamo già detto anche recentemente, anche con Giovanni Falcone, perché aveva un modo di pensare anche ai metodi, diciamo, di lotta della mafia diverso rispetto a quello di Falcone. Comunque, quando morì a Palermo il 20 novembre del 1989, fu salutato da numerose parole di stima. Bene, terminato quindi questa breve biografia di Leonardo Sciascia, andiamo a parlare di questo libro, La scomparsa di Majorana. Ecco, chi era Ettore Majorana? Allora, lui era un fisico, era 32enne, quando nel 38 appunto scomparve. Lui era nato a Catania nel 1906, ma che cosa succedette dal 1938, diciamo dal 27 marzo del 1938, quando lui aveva preso una nave? Che cosa poi gli succedette non lo si sa, o meglio, è tema di discussioni, di ipotesi, come vedremo, no? Potrebbe essere morto in quell'occasione, nell'occasione di questo viaggio per mare, che addirittura si sia buttato dalla nave, come ipotizzano alcuni, oppure sia morto a Mazara del Vallo, dove aveva fatto scalo alla nave, oppure che invece non sia affatto morto nel corso di questo viaggio, ma che si sia rifugiato in Germania, a Napoli, a Roma, in Sicilia, in Argentina o in Venezuela. Quindi veramente tante, tante, tantissime ipotesi diverse, come potete capire. Che sia morto poi addirittura dopo il 1959, dopo una fuga in Venezuela. Insomma, sono tantissime le ipotesi, ma ne parleremo perché si tratta in buona sostanza dell'argomento principale del nostro incontro. Questa è la famiglia Majorana. Ecco, importante il padre. Infatti, il padre, che si chiamava Quirino Majorana, era un fisico. Ah, scusate, ho sbagliato. Lo zio di Ettore, non il padre. Lo zio di Ettore era un famoso fisico che aveva contribuito allo sviluppo della telefonia. Quindi, sulla scorta di questo, lui
aveva intrapreso prima un'altra facoltà universitaria, ma poi si era indirizzato assolutamente agli studi di fisica e si era trasferito anche a Roma, dove si era creato un gruppo, il famoso gruppo dei ragazzi di Via Panisperna, guidato da Enrico Fermi, che procedeva negli studi, nelle ricerche, per esempio proprio sulla radioattività, quindi gli elementi radioattivi, l'uranio, eccetera. Ecco, Enrico Fermi, che era leader di questo gruppo, era già professore, ricevette il premio Nobel in quello stesso 1938, quando sparì Ettore Majorana, per l'identificazione di nuovi elementi della radioattività e la scoperta delle reazioni nucleari mediante neutroni lenti. Ecco, attenzione che nel corso del romanzo spesso diciamo questi due personaggi, cioè Ettore Majorana da una parte ed Enrico Fermi dall'altra, appaiono come un po' in antagonismo l'uno con l'altro. Nel senso che mentre altri fisici riconoscevano l'autorità di Enrico Fermi e partecipavano in maniera, come dire, più estroversa a questo gruppo dei ragazzi di Via Panisperna, invece Ettore Majorana era sempre un po' appartato, era sempre un po' introverso, e poi gli capitava, se vogliamo, anche di sfidare, diciamo in alcuni calcoli, il maestro Enrico Fermi e di superarlo. Probabilmente, infatti, Ettore Majorana aveva delle doti, quindi intendo dire delle capacità, per esempio proprio a livello matematico, si diceva, superiori a tutti, probabilmente, i ragazzi del gruppo di Via Panisperna, compreso lo stesso leader Enrico Fermi. Per questo da alcuni era visto un pochettino con sospetto. Ecco, un altro ragazzo invece di Via Panisperna con cui lui era molto legato era Emilio Segre. Anche Emilio Segre ricevette un premio Nobel, ma molti, molti anni dopo, nel 1959, per la scoperta dell'antiprotone. Ecco, in quegli anni, visto che faceva parte di questo gruppo di fisici intraprendenti, aveva anche fatto dei viaggi insieme con loro, per lo più, cioè insieme con i ragazzi di Via Panisperna. Aveva conosciuto, per esempio, Werner Heisenberg nel soggiorno tedesco. Werner Heisenberg ebbe il premio Nobel per la fisica nel 1932 per la creazione della meccanica quantistica. Werner Heisenberg, in un certo senso, fu poi quasi assoldato dal regime nazista per portare avanti sperimentazioni e ricerche nel campo dell'applicazione militare di alcune teorie fisiche, ad esempio proprio riguardanti l'uso degli elementi radioattivi. Per fortuna, diciamo che Heisenberg, anche per mancanza di mezzi di un progetto, quale invece poi si ebbe oltreoceano, piuttosto anche costoso, non riuscì a realizzare questo progetto per il regime nazista. Però, ecco, alcune intuizioni di Majorana, che probabilmente aveva avuto riguardo al rapporto tra neutrone e protone, furono comunque raggiunte anche da Werner Heisenberg, ma si dice qualche tempo dopo rispetto a Majorana. Quindi Majorana stava sperimentando e aveva intuito delle importanti scoperte, diciamo di carattere scientifico, nel campo proprio dell'atomo, ecco, che poi avranno delle importanti ripercussioni. E questo c'entra, come vedremo, anche con la questione della scomparsa di Majorana. Tra l'altro, nei suoi viaggi gli era capitato anche di conoscere a Copenaghen Niels Bohr, che era stato premio Nobel per la fisica nel 1922 per i suoi contributi fondamentali nella comprensione della struttura atomica e nella meccanica quantistica, anche lui, come poi in seguito Heisenberg. Ecco, però noi sappiamo
che Niels Bohr è ancora un punto di riferimento per quanto riguarda il suo modello atomico, che poi per carità è stato anche perfezionato, però all'epoca vi erano modelli atomici che furono indubbiamente superati da quello di Niels Bohr, che ebbe riuscì a individuare, ecco, quello che è il modello atomico, che possiamo dire anche scolasticamente parlando è ancora oggi quello un pochettino più conosciuto, ecco. Poi ripeto, io non sono un esperto assolutamente di questi argomenti, no? Però è chiaro che la ricerca poi è andata avanti parecchio anche dopo Niels Bohr, ma è stato un pilastro della fisica. Ecco, Fermi, che tra l'altro la moglie era ebrea, ma mi sembra che anche lui fosse ebreo, e comunque era assolutamente un antifascista, subodorando quella degenerazione che si stava aggiungendo, che si stava, cui si stava arrivando in Italia, alla fine decise di migrare insieme con sua moglie Laura Fermi, che era un'attivista, quindi lei non era una fisica, ma era una giornalista, una movimentista. Ecco, si trasferì in America, dove proseguì i suoi studi, le sue ricerche. Ebbe un ruolo un po' marginale in quello che poi avvenne in quegli anni importantissimi, quando poi si creò, dicevamo, un progetto Manhattan, così era chiamato, di tante menti, insomma, che contribuirono poi alla creazione della bomba atomica. Per fortuna che la bomba atomica non arrivò, anche magari volente o nolente, il nostro Heisenberg, nelle mani dei nazisti, perché arrivata nelle mani dei buoni ha comunque causato la distruzione quasi totale della, la morte della popolazione, di quasi tutta la popolazione di due città del Giappone. Figuriamoci cosa sarebbe successo se questa arma letale fosse arrivata nelle mani dei cattivi, quindi appunto dei nazisti. Però queste erano cose su cui rifletteva Ettore Majorana, che aveva anche una certa preveggenza, ci aveva capito e intuito che si stava arrivando lì, cioè si stava arrivando al punto di sprigionare una forza, una potenza di distruzione tremenda, no? La massa critica, la bomba atomica, ecco, si sarebbe arrivati là a furia di anche di sperimentare, anche di come dire, di trovare queste importanti leggi riguardanti le reazioni che si sarebbero create all'interno dell'atomo. E questo sicuramente lo turbò parecchio. Lui era parecchio sensibile, Ettore Majorana, e quindi di sicuro questo potrebbe aver anche influito sulle scelte della sua vita, almeno secondo alcuni potrebbe essere questo quello che è successo. Qui possiamo vedere alcuni degli appunti manoscritti preparatori alla famosa equazione a infinite componenti, uno dei campi di studio più importanti di Ettore Majorana, a dimostrazione di come fosse avanti negli studi matematico-fisici. E qui abbiamo adesso da parlare finalmente del cuore della vicenda, cioè la questione della scomparsa. Nel marzo del 1938 Ettore Majorana si imbarca sul Postale, si intende quindi sul battello, diciamo, su una nave chiamata così Postale anche perché serviva per le comunicazioni. Napoli-Palermo, dopo aver espresso in due lettere il proposito di uccidersi, di suicidarsi, ma questo proposito, come vedremo, è da molti molto molto discusso. È considerato discutibile. A 32 anni lui è il fisico più geniale della generazione di Fermi e dei ragazzi di Panisperna con cui lui ha studiato. I maggiori scienziati dell'epoca, che lo conoscono come abbiamo visto, ne ammirano le straordinarie qualità speculative. Solitario, scontroso, riservato, il giovane Majorana
alle doti per arrivare a risolvere i problemi connessi addirittura all'invenzione della bomba atomica, dell'arma atomica. Poi l'improvvisa scomparsa. I familiari pensano ad una fuga dettata dalla follia, ma a nulla servono le ricerche dei servizi segreti, spronati dallo stesso Mussolini. Il corpo non verrà mai ritrovato. A questo punto sono più le domande che si pongono che non le risposte e le soluzioni. Per esempio, davvero Majorana si è ucciso? Oppure è stato rapito? O forse, di fronte alle sconcertanti prospettive aperte dalla scoperta dell'atomica nell'Europa di Hitler e di Mussolini, perché lui a Roma era, quindi nel 1938 sotto il regime fascista, ha preferito scomparire? Cosa si nasconde dietro il mistero Majorana? Che cosa è veramente successo? Quali sono le ipotesi in campo? Ci sono state infatti molte speculazioni su questa scomparsa. Iniziamo a leggere qualche documento, per esempio una lettera che lui ha scritto a un certo Carrelli. Caro Carrelli, spero che ti siano arrivati insieme il telegramma e la lettera. Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani all'albergo Bologna, viaggiando forse con questo stesso foglio. Ho però intenzione di rinunziare all'insegnamento. Ah sì, attenzione, che cosa era successo? Infatti, proprio in quello stesso 1938. Dopo una serie, diciamo così, di tentativi non tanto riusciti di vedere riconosciuto il suo talento e la sua competenza, proprio in quel 1938 gli era stata offerta una cattedra di fisica in un'università, non a Roma assolutamente. E lui era dubbioso. E infatti qua lo scrive in questa lettera: ho intenzione di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ibseniana, quindi un po' indecisa, come accade certe volte ai protagonisti dei testi teatrali di Ibsen. Perché il caso è differente. Sono a tua disposizione per ulteriori dettagli. Sì, a tua disposizione, ma poi, come vedremo, non sarà più a disposizione di nessuno. Scomparirà nel nulla. Tanto è vero che addirittura una famosa rivista dell'epoca, La Domenica del Corriere, così intitolava: chi l'ha visto? Ettore Majorana, ordinario di fisica teorica all'Università di Napoli. Ecco, sì, era stato nominato proprio lì, all'Università di Napoli, quale ordinario di fisica teorica, nominato da altri, ma lui ancora di fatto non aveva iniziato questo lavoro, ecco, non aveva accettato al 100% questo incarico. Misteriosamente scomparso dagli ultimi giorni di marzo, dicevamo, l'abbiamo detto sin dall'inizio, del 1938. Di anni 31, quasi 32, alto, metri 1,70, snello, con capelli neri, occhi scuri, una lunga cicatrice sul dorso di una mano. Chi ne sapesse qualcosa, è pregato di scrivere alla Marianecci, in Viale Regina Margherita 66 a Roma. Insomma, come dire, un punto di riferimento per chi stava già cercando di aiutare a ritrovare questo fisico scomparso. Quindi un caso di chi l'ha visto. Ecco, ci fosse stata la televisione, sicuramente questo caso sarebbe stato, come dire, oggetto di magari appunto di una trasmissione televisiva di Bianca Berlinguer o di qualche giornalista appunto del chi l'ha visto. Adesso non sono molto aggiornato su qual è l'ultima giornalista che conduce questo tipo di trasmissione. Ma allora c'erano comunque i giornali, le riviste. Si trattò di una cosa comunque talmente sbalorditiva che ne parlarono anche i giornali. Abbiamo detto che persino Mussolini si interessò, perché era un genio questo Ettore Majorana, perché quindi tutti volevano sapere che cosa gli era successo. E allora, dicevamo,
ci furono in campo molte ipotesi. La prima, una teoria comunque accettata da parecchie persone, fu quella del suicidio. Il suicidio che poteva essere avvenuto gettandosi nel mare, mare Mediterraneo, durante questo spostamento, dicevamo, in barca da Palermo. La sua nota a Carelli si può leggere così, scusate, a Carelli si può leggere anche così. Lo riferisce anche Sciascia, appunto, in questo testo, in questo saggio della scomparsa di Majorana. Majorana ha lasciato un biglietto in albergo a Palermo per la sua famiglia, oltretutto, quindi non solo quella lettera a Carelli che abbiamo letto prima, ma anche una lettera alla famiglia in cui si afferma: ho un solo desiderio, non vestirti di nero. Se devi conformarti all'usanza, indossane solo alcuni segni di lutto, ma non per più di 3 giorni. Dopo ricordati di me nel tuo cuore, se puoi, e perdonami. D'altra parte, ecco, quindi attenzione, questa lettera abbiamo detto che è indirizzata alla famiglia, ai suoi genitori, quindi dove si danno indicazioni ben precise, ad esempio di cosa fare, di non atteggiarsi come ad un lutto o solo in parte, come un lutto sì, ma solo per 3 giorni, per non più di 3 giorni. È una lettera comunque che non spiega tutto, cioè voglio dire, la teoria del suicidio ha comunque delle debolezze, qualcosa che non regge, ecco. Per esempio, perché avrebbe prelevato tutti i soldi da un conto in banca e li avrebbe portati con sé se si voleva suicidare? Non aveva molto senso questa cosa, giusto? Anzi, una persona in genere preleva tutti i soldi proprio perché magari ha dei progetti, magari vuol fuggire, no? Vuol scappare da qualche parte e ha bisogno di avere tutto il proprio patrimonio in mano per poterlo utilizzare, per realizzare questa sua fuga. Inoltre, la sua famiglia ha insistito sul fatto che effettivamente Ettore Majorana era un ragazzo di fede, aveva una fede, si considerava cattolico, piuttosto forte, ecco, quindi. E quindi non si sarebbe mai tolto la vita da solo, in quanto, come ben sappiamo, nella dottrina cattolica il suicidio è un peccato mortale. Suicidarsi vuol dire togliere la vita che è stata donata da Dio. Se lui veramente, come sostiene la famiglia, avesse avuto fede, di sicuro non avrebbe meditato il suicidio. D'altra parte, è vero che era un tipo un po' schivo, un po' introverso, ma assolutamente non aveva, come dire, una visione negativa o disperata della vita, e quindi non si riesce a capire perché una persona del genere si dovesse togliere la vita. Non aveva avuto delusioni drammatiche, tragiche, oppure non so, accuse, anzi era piuttosto stimato, dicevamo, quindi perché togliersi la vita? Quindi l'ipotesi del suicidio può avere, diciamo così, può rispondere magari forse in maniera un po' superficiale a questo caso, può essere una soluzione comunque a questo caso, perché sarebbe la cosa più semplice per spiegare, per esempio, il fatto che non lo si è proprio più visto Majorana da nessuna parte, no? E quindi chi propende per questa teoria del suicidio riesce a smontare anche tante altre teorie diverse, no? Però dicevamo che anche questa teoria ha i suoi punti deboli. Passiamo alla seconda teoria, che è quella in buona sostanza che è appoggiata in modo particolare proprio da Leonardo Sciascia, il quale si convince che Majorana ha deciso di scomparire. Perché? Perché, scusate qua, ecco, avevo sbagliato la mia scena. Ecco. Ha deciso di scomparire perché prevedeva che liberare le forze del nucleo
avrebbe portato ad un'arma distruttiva di massa. E quindi ha deciso lui di non farsi più vedere, perché altrimenti anche il suo stesso desiderio di scoperta, di ricerca, eccetera, l'avrebbero costretto ad essere un mezzo, uno strumento di un regime, esattamente come avverrà qualche anno dopo per Heisenberg. E lui non voleva essere questo. Quindi lui voleva scomparire per non permettere che il suo genio, diciamo, fosse utilizzato, strumentalizzato per scopi che non poteva assolutamente condividere. Questa è un'ipotesi molto molto interessante, molto suggestiva, e anche se comunque anche questa ipotesi ha delle falle, dei buchi, diciamo così, e non è così universalmente riconosciuta come vera, è sicuramente un'ipotesi molto interessante per noi, anche da un punto di vista didattico. Ricordate che noi siamo a tutta scuola, cioè noi siamo questa roba qui, siamo a tutta scuola, quindi per noi è importantissimo anche l'aspetto didattico ed educativo di un testo. Terza ipotesi, soprattutto questa avallata dalla famiglia. Dicono quindi molti che lui ebbe una crisi spirituale e si ritirò in un monastero. Monsignor Riccieri, che fu vescovo di Trapani dopo aver prestato servizio a Catania, ha detto che Majorana aveva vissuto crisi mistiche e ha affermato che il suicidio doveva essere escluso, citando, appunto, dicevamo, la sua fede cattolica, la santità che addirittura lui diceva sprigionava dal confessionale, e non disse altro. La teoria del monastero riceve ulteriore conferma dai rapporti di pochi giorni prima. In effetti, Majorana salpò per Palermo. Poi un giovane che gli somigliava e che sembrava sconvolto si presentò alla chiesa del Gesù vicino alla Hotel Bologna di Napoli e chiese di andarci in eremitaggio. Dopo che gli dissero che questo era possibile solo con una scelta definitiva di vita, poté entrare come novizio. Secondo alcuni, lui sarebbe diventato un monaco nel convento di San Gregorio Armeno, sempre lì a Napoli. Si sarebbe rifugiato là per esularsi dal mondo, per ritirarsi dal mondo, da questo rischio, dicevamo, di strumentalizzazione, da questo rischio e pericolo, insomma, di contribuire, magari anche senza volerlo, alla scoperta dei meccanismi che avrebbero portato alla costruzione di una bomba micidiale. Altri dicono che diventò un mendicante a Napoli e riferiscono di un barbone che aiutava gli studenti universitari, appunto, di Napoli, e che dimostrava un'abilità straordinaria, in particolar modo nei quesiti matematici. Poi c'era un rapporto secondo cui era andato in Sud America. Un Majorana si trovava in un albergo di Buenos Aires. Gli investigatori sono stati inviati lì, ma hanno trovato la pagina di registrazione mancante dal registro alberghiero e quindi non è stata suffragata questa ipotesi della trasferimento a Buenos Aires in Argentina. Qualcuno disse che era stato rapito. Poi i giornali, per esempio, quindi vediamo una pagina di giornale, per esempio proprio il suo grande amico Emilio Segre ha rivelato che assolutamente Ettore Majorana non è stato rapito. Ecco, qui diciamo che addirittura qui, per esempio, è un giornale di 20 anni dopo, sarà del 58 circa questo giornale, no? In cui si interviene, c'è la rivelazione di Emilio Segre che spiega che Majorana non è stato rapito. Poi addirittura c'è qualcuno che afferma che che si sia trasferito in Venezuela ed era stato ritrovato è stata ritrovata una persona che alcuni hanno ipotizzato fosse appunto Ettore Majorana,
che poi aveva passato tantissimo tempo in Sud America e si era trasformato, ma comunque aveva gli stessi tratti somatici di Ettore Majorana. Quindi fu avvalorata questa ipotesi che si trovasse lì, in Venezuela, nel 55 fino al 59, avrebbero trovato quelli che portano avanti questa tesi, e che poi dal 59 in poi non si seppe più nulla di questa persona. Quindi diciamo che le prove, qui per esempio il nostro amico Stefano Capozzolo dice: ma ci sono prove di tutti questi viaggi? Non sono prove accettate da tutti. Ecco. Un'altra ipotesi. Lo scrittore siciliano Salerno afferma: è sempre stata avanzata una teoria del suicidio. Ma la politica dei fascisti e dei nazisti negli anni che portarono alla Seconda Guerra Mondiale suggerisce semmai un omicidio, poiché alcuni dei lavori di Majorana potrebbero aver facilitato, avrebbero potuto, insomma, facilitare lo sviluppo di una bomba atomica, progetto in cui alla fine Heisenberg fu coinvolto per la Germania nazista. Esiste forse una possibilità quindi che lui sia stato assassinato? Probabilmente da agenti nazisti, per il semplice fatto che lui aveva rifiutato di collaborare con i nazisti o con i fascisti, non lo so, ma i fascisti erano meno interessati a questo tipo di sperimentazioni a scopo militare. Non c'erano davvero i mezzi e le risorse per poter arrivare lì. I nazisti invece avevano questa aspirazione. Quindi che siano stati i nazisti che l'abbiano magari, non so, gli abbiano imposto, ecco, di collaborare per gli studi, appunto, per trovare quest'arma letale, questa bomba atomica, e lui non abbia collaborato e sia stato ucciso dai nazisti. Questa è una delle tante altre ipotesi, insomma, ce ne sono tantissime, fin troppe direi di ipotesi. Che cosa è successo davvero noi non possiamo saperlo, però possiamo, almeno io penso, una sola cosa. Non lo sapremo mai, no? Ma comunque questo libro ci ha aiutato a riflettere sui limiti della scienza, poiché è sempre valido il principio che non tutto ciò che è tecnicamente possibile o fattibile è per ciò stesso eticamente accettabile. La scienza, come qualsiasi altra attività umana, sa di avere dei limiti da rispettare per il bene dell'umanità stessa. E necessita di un senso di responsabilità etica. Bene, queste cose potrebbe averle scritte Majorana nel 38, magari anche Sciascia, diciamo così, nel suo romanzo, nel suo libro, avalla un po' questa tesi, ecco, che lui sia scomparso per sua decisione, per evitare di coinvolgere, di coinvolgersi, di essere coinvolto in questa degenerazione, questo abuso, insomma, della scienza. Ma queste parole invece sono state dette recentemente da Papa Francesco. La scomparsa di Majorana è un saggio, quindi, che sostiene una tesi molto interessante e valida, un saggio filosofico. Pensate che questo giallo filosofico fu scritto, innanzitutto, pubblicato a puntate nella terza pagina della stampa di Torino. E poi dopo, solamente in un secondo tempo, fu pubblicato in un volume autonomo come un libro a sé stante. Dicevamo che La scomparsa di Majorana è un saggio, appunto un giallo filosofico, che sostiene una tesi molto interessante e valida, cioè che Majorana sia scomparso perché si sarebbe giunti nel gruppo di Via Panisperna a un passo dallo sperimentare, come dire, dal creare i presupposti per costruire un'arma letale dal potenziale quasi infinito che avrebbe potuto distruggere appunto un'intera città, e lo fece, la bomba atomica, già nella Seconda Guerra Mondiale. Come sappiamo, è un'arma di una potenza tale che potrebbe quasi davvero distruggere l'umanità se scoppiasse fino in fondo una terza guerra mondiale palese e non così a pezzi o nascosta.
Majorana, di fronte a questa ipotesi, se ne sarebbe andato perché non voleva che si varcassero i confini della scienza, cioè non voleva che l'entusiasmo delle scoperte potesse arrivare addirittura a concepire un ordigno di tale potenza. Il problema è che se non ci sono comunque elementi sufficienti per considerare questa tesi, molto interessante e suggestiva, come definitiva e consolidata al 100%. Cioè, ci sono molti studiosi che non sono per nulla concordi nell'affermare che la scomparsa di Majorana sia dovuta esattamente a questo motivo. Ciò ci porta ad affermare che questo libro non è, ma probabilmente anche lo stesso Sciascia lo sapeva, la soluzione definitiva del caso Majorana. E quindi questo caso è da considerare irrisolto. Tuttavia, il valore di questo libro è enorme, è comunque grande e rimane intatto perché ci permette di riflettere su domande fondamentali, quali: la scienza ha dei limiti? È lecito continuare a sperimentare, a scoprire, a indagare, se questo potrebbe portare l'umanità all'autodistruzione? E poi, sino a che punto è lecito che il consesso dei luminari e la ricerca scientifica si spingano con le loro ipotesi, se sono in conflitto con l'etica, con i valori fondamentali, ad esempio quello del rispetto della vita, del diritto alla vita? Mi sembra che anche queste domande non abbiano una risposta, così come non ha una risposta definitiva il caso Majorana. Una questione irrisolta.